Sono fermamente convinto, come tutta la parte più matura della nostra società, che il luogo di detenzione deve essere una possibilità offerta, ovviamente, di pagare la pena, e i carcerati sanno molto bene che bisogna espiare il reato, ma la modalità con cui pagarla deve essere una ricostruzione, una rigenerazione della propria personalità. Quindi devono essere messi in condizione di utilizzare bene il loro tempo in vista del loro futuro, in modo che non succeda quello che ha detto Papa Francesco, in modo che non venga rubata a loro la speranza. Questo è un luogo, abbiamo visto, dei dolci splendidi, è anche un luogo dove si lavora. Lei ha detto spesso, un lavoro che sia retribuito in maniera giusta, adeguata, e che ridoni dignità. E questa è la grande via maestra. Il lavoro e lo studio, perché ci sono moltissimi stranieri nelle nostre carceri che possono ovviamente lavorare, ma che possono anche trovare l'occasione per studiare, per imparare la lingua, magari per fare anche qualche piccolo diploma, in modo che il futuro sia meno precario. Cioè, se uno si mette in condizione di imparare un lavoro, di recuperare un pochino di anni perduti nella scuola se necessario, o comunque più in generale di istruirsi, sarà più facile, se la società è adeguata e li aiuta, a trovare le condizioni del reinserimento a tempo debito. Perché, come ha detto un detenuto, diversamente liberi, appunto, si può essere anche nel cuore. Sì, questo è proprio vero. Cioè, questa espressione non è un'espressione di compassione, o non è un eufemismo, perché la radice profonda della libertà non viene mai tolta, non può essere tolta a nessun uomo. Quindi anche qui, nel profondo, si è liberi. Certo, una libertà molto condizionata, più condizionata della nostra, perché anche la nostra è condizionata, perché siamo limitati, ma una libertà che resta tale. Il pensiero che porta l'Europa, che sta molto a cuore. Il pensiero dell'Europa è che noi si affrontino queste gravissime provocazioni che ci provengono soprattutto dal terrorismo di stampo musulmano, come un'occasione per domandarci: chi vuole essere l'uomo europeo del terzo millennio? Vuole essere un uomo capace di relazione, capace di condivisione, capace di fare riferimento a criteri di vita effettivamente comuni, o vuole essere una personalità divisa? La nostra vuole essere una società divisa, che non ricerca, nel rispetto delle convinzioni di tutti, il bene di tutti, il bene comune. È assolutamente necessario che l'Europa, l'uomo europeo, ritrovi l'energia di interrogarsi su di sé e di pensare con serietà che deve cambiare, e speriamo che non ci costringa a questo la situazione in grave cambiamento che il pianeta sta vivendo.